Signori Literio Scalisi. Grazie. Buonasera signor Litterio. Grazie amato pubblico. Come sta? Grazie signora Rosa? Come se... Lei come sta? non, non ci possiamo, possiamo dare la mano. Niente, non, non possiamo abbracciare. La gomitata ne potete. dare una bella gomitata. Eccoci qua. <ride> Passiamo così. Come a sta larga. signor Litterio? Allora, come rispettiamo sta? Come le sta? distanze. Eh, rispettiamo le distanze. Anzi, approfittiamo del fatto che la nostra trasmissione arriva veramente nelle case di tutti. Continuiamo a rispettare le regole. Dobbiamo venire fuori da questa situazione. Tutti insieme, anzi, di nuovo insieme ci sta, quindi speriamo bene. Speriamo Auguri, bene. in bocca al lupo. Allora, portiamo un po' di allegria, questo è il nostro compito, e facciamolo con le sue. Con le mie disgrazie. Con le sue disgrazie, vero. che poi sono divertenti. Che non mi vogliamo. abbandonano mai. Ecco, no? ieri abbiamo cominciato questo racconto. Lei eh. mi ha detto che doveva andare a trovare suo compare Lollo che non sta molto. bene, eh, che vero. poi la macchina me l'ha lasciata. Però a un certo punto la macchina, che per lei è un essere umano, eh. è quasi proprio una donna, un essere 37 umano. anni che stiamo insieme. Un essere vivente l'ha eh, in qualche modo abbandonata. Sembra sette anni che stiamo insieme, che mm. ne spartemo i un giorni e la notte. Esatto. Un 1.730 km. 1.730 km. E ancora è una cianciana. Sì, una cianciana, ma come una cianciana? Come può essere una cianciana? Eppure si è collassato. Si è collassata, c'è avuto un collasso cardiocarburatore. Certo, si capisce. Un cedimento. Perciò ho provato. Io quando mi mise da lato dove c'era la canaletta della raccolta dell'acqua ho provato. No, niente l'ha accesa con. La, la, ha tentato di mettere la moto con la chiave? Oh, già no, già ah, c'era. no, ha cosa un chiodo cioè io. come il chiodo? Oh, <ride> santo Dio! Cioè lei, io, io lei. lei accende chiave. la macchina col chiodo? Io, io, chiave della macchina, non ne ho avuto mai. mai. la macchina, io l'ho presa all'autosalone, zia. Sì, ma questo me lo ha detto, Dicata. sì. E chiave non ce no no non c'era ma un gulebretto. Mi sa avere un po' di pazienza, <ride> senta, un tempo che facevo e senta, se lo diavo. Senta, non le dica queste Partiva cose. Partiva la macchina eh. con la chiavetta da carne Simmental. Ti ricordate la chiavetta della carne Simmental? Ora non c'è questa camuria che non ne fanno più, non c'è più perché c'è la linguetta sì. che tu la tiri tam, e eh. si stacca il coperchio. Quindi oh. non ha più chiavette di non carne. Allora io, io, eh. che a testa mica mia, so, 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 ho preso so. un chiodo di 6. Io sì, 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 sì. ho chiudete la carpentina, L'ho piegato e l'ho fatto arrugginare appunto ah, punta c'ha a piegare l'ho fatto arrugginire perché non ti scidica poi ti scivola dalle mani. Sì. Io ho sacca la punta, io su ho un giro e se due Va bene, va bene, con un po' cale e nasciamo e ora invece. Invece, questa volta l'ha abbandonata. Quindi, cosa ha fatto? Signore Rosa, erano le 11: 11 e mezza, Aveva fatto 9 o 10 chilometri della casa. Il sole picchiava in una maniera Caldo, che lei non ne sì, può avere idea. Sì, sì. Io uscivo dalla macchina nervoso, aggettato, non sapevo che fare. Ogni tanto sceppava un pezzo del dava ma mangiava con la collera, col dispiacere. Disse: domando un passaggio a quelli che vanno verso il paese di mio compare Lolo. Giusto, un passaggio. Io, non me, io sono una Auto faccia. Stop. Grazie a lei, mm. grazie alla trasmissione, sono una faccia ormai conosciuta. Certo. Perciò mi mise nel bordo della strada che la macchina certo. da, u, 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 cuori, era, i cuore era e Man mano ogni tanto passava una macchina e certo. Che faceva? Niente. Mi sa, recavo. No, cioè, certo. allora non è che lo può fare. Cioè, lì, aspettavo sotto, certo. sotto, certo. cominciava a sudare, come vedeva una vostra macchina. Eeeh, mmmm. Sì. Ma, beh, per quando uno può essere paziente, sì. poi dopo la quinta e la sesta volta, perché... che mm, cornuto! No! No paziente deve essere Ma dopo essere. 5, 6, 7 eh. che non si fermano po Poi c'è fu un momento che le macchine passavano veloci Ad essere a casa ora ci sarà uno che si ferma C'è fu un momento che mi confondiva I corni ci faceva prima Ma se glieli fa prima Già non si fermano Se lei glieli fa prima non si fermeranno mai Il nervosismo, eh. Eh. il caldo eh. Basta, quando veramente Mi, mi ero veramente scorreggiato vabbè, sì. disse ora arresto qua ci, ci menderebbe passava un macchinone oragione. una Mercedes. Ah, Mercedes una Mercedes di chi è fuori strada di chi è fuori strada ha ah. chiesto sì. come io ci fichi mi minche meno male stava partendo chi corre sì, <ride> e si, si è fermato si che bello finalmente Alla, Uno. Io, un giro bottoni eh. mi disse che cosa desidera? un passaggio eh. Se veramente sì, al primo paese perché stavo andando là, dice: Prego, eh. a Chianasse. Gli a da macchina, se un salotto, se di Pelle, La macchina un, di un sportello, tu uteravi piano piano, io dico: no, ah, E poi, no, e poi, Plum. E si chiudeva certo, 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 la. Sucava, su... sì, sì, si la... sucava, si sucava. La chiusura blustizio. automatica, si. Sì. Eh, invece, come facciamo? C'era l'aria condizionale, da Intra, sì, bello. E a ma manco facciamo 200 metri e ci disse: Io la ringrazio, eh? non c'è stato un gurnuto che si è fermato lei è il primo. gli ha andavo una franata. certo! Meresse non ci stai dando un sotto a ha ragione! Ha ragione! Ci siamo indesimati, ma perché si è finito? Ma scusi, cosa? ma è stato uno, se, uno si ma era fermato, uno sa solo. Sentere, non ne sapevo sentire, non ne Lei ha detto cornuto. Io tornai in da macchina, non ne potevo più dalla stanchezza, <ride> mi appoggiai in sedile, due sedili, con il sole stava morendo. Non voleva lavare a la scorzetta, ma io senza Scorzitta divento un'autocristiana. Sì, sì, sì. ormai siete un tutt'uno sì. la Scorzitta. Mentre sì. stavo pensando a quello che faccio e che, che non faccio, poi una macchina, una macchina che non mi ricordo se era una 850. Ah, quindi era una, una, una macchina spide, comune, qua, insomma, sì. Bella, piano, 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 mm. e si fermava. Mm. Calavo il finestrino, poi mi diceva, io volo un passaggio, che se non ci sparavo più proprio. Lei è il primo che si ferma. Bravo! Non barrei due corna, non barrei Bravo! Se lei è il primo che si ferma, grazie. Dice, prego, lo sportello stava dice che sta facendo? Ci sta stai chiamando. Noi che ci a mettere la benzina. Come? E ci siamo a mettere la non c'è niente, non ci mettiamo, dobbiamo la pigliamo questa benzina. Mi disse, Dede e mi indicava la mia macchina. Ah, quindi le ha dato un passaggio, eh. però le ha chiesto in cambio un no, po' di benzina. La benzina. Bah, guarda. E è, guarda che e, tipo. E scendevo, la macchina eh. era organizzata, che eh. non si preoccupa, perché abbiamo tutte cose. Sì. Pigliavo un tubo di gomma lungo un metro e mezzo, grosso così. Lo la Cordina. Sì, la Cordina. La famosa Cordina. Pogliavo la Cordina. Pigliavo una bottiglia eh. di due litri. tra eh. più Se un serbatoio. Sì. Che c'è più un mucofono. Io un serbatoio lavo davanti.

Che vuoi fare, signor Lorso? Eh, cioè, si è da cosa fare? Ma le pai non tu sì. sa sapere fare sì. perché il dosaggio da attirare. Questo è vero, eh, è questo fondamentale, è vero, questo è vero. Io sbagliai il sì. primo copo. Quindi, un primo mucchio mucala mucchiaia cioè, direttamente questa benzina anziché metterla nel serbatoio per un u po' sarebbe esatto, pure. Però, il primo mucchio mucala e poi nisceva sola sì. nisceva sola quindi, poi un picchia e andrò mai in da sì. bottiglia. Sì. A bottiglia si stava in come si stava in gala a bottiglia, non sapevo che a fare. Ma io gli ho detto, Non No, perché... di nuovo, no. Poi tu picchia e la goma, signor Rosa, la benzina mi cascava in gola, ucca tutti i denti. Tutta ah. parte di benzina, uno schifo. Eh. E se so, la benzina se andò nel suo serbatoio, ci abbiamo tutte e due litri, perché la bottiglia torniamo a sapere, perché aveva la guarda Ma male, diciamo, ci ha chiamato. Io a chiano, ho e eh, non parte. ma Allora non era la benzina, sarà la macchina. Sonorica, che ancora è, un è vero, la benzina poi deve arrivare nel carburatore e sì, accelerava. Sì, sì. Oh, ci dava la colpa. Da c'era. Sì. Mi dice che sarà un gurfato. Sì. che mi deve dare anche una spinta eh. perché non parte. Eh, che sotto a due pegoni su, la giacca da lana, signor Razza, avevo 14 anni che hanno male. Sembra la stessa giacca, questa, cioè. sì. sempre la stessa. E venisse di dietro, meno sì. male che gli scappi gomma. Quarti poi neanche ci metto la seconda con la forza, forza Da principio magari io eh, mutavo, eh? Eh? Aperto, sì, sì. Poi, la buttavo con lo sportello aperto la poi all'improvviso poi mi sentivo più sicuro la la pressione sta partendo, sta partendo parte, 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 parte. Sì. io mi fermai la eh. è, è partita, è partita, è partita è andata eh. Solitario, è partita già, eh? da tempo, mm. sta andando, si è allontanata ormai. Aspetta i dieci eh. minuti, adesso ora torno. Sarà Cerca la piazzola. Certo, per, per tornare la per, per, per recuperare. Ah, perciò l'ha sfruttata. Si, la si è presa la, la benzina. Si è presa anche la spinta. si ha visto su Meritava con Roma. Questo solo Meritavo non gliel'ha detto. A quel poveretto no. Eh, vabbè. Copio, tornai in da eh, macchina, sì. Distrutto, feteva vivo eh. di benzina. Eh certo la benzina poi si asciuga presto sì. mandauk è chiaro la macchina non era più un sportello più sì. c'è se sedili ribaltabili la sì. macchina è la prima cosa che tu si eh. To... Gambele, eh. eh? eh siamo sì. piccerini non siamo piccerini eh. eh. po possono servire posso e eh, eh. mi sono addormentato. Rosaccio, 20 minuti, mezz'ora, quando all'improvviso mi e tutto il poli, andò tetto dalla macchina. Eh. Tom, tom, tom. Eh. Ti repito l'occhio, sì. era la polizia. Sì, eh beh, certo, la macchina ferma lì con uno dentro. Un poliziotto, eh. con ogni pistolotto tanto, gli eh. stavale, a fenaccène, eh. un cinturone, uno camano messo così. E eh. tom tom, ton, ma tutto poliavo, come io replica, l'hai un finestrino. Era già tanto aperto, ma sì, sì. è tutto cioè, è a disposizione. Eh. Se lei non lo sa che qua non si può fermare, mm -hmm, giusto? Non ci, no, ci disse, io usaccio e la macchina che non sa. <ride> certo, la macchina si è fermata da sola. A eh. Aguandi dice: Non facciamo uno sparatoso sì. ma adesso i documenti la macchina è patente, tutte le fotocopie. Sì. Sì. Dice: Ma come fare con questo? Cioè, se senta, io, 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 come mi ci avvicinai per dire, io, hai E eh certo, l'alito. Tu hai avuto sempre. Che, eh? com, mi disse, eh? Ma lei che minchia sa vovoso. Certo. C'è ne macchina. Che non era neanche alcol, non era vino. No, siamo oltre. Non era birra. Siamo oltre. Siamo oltre non era grappa. Che chiamavo con lei. si invece mi ha la propria palloncini. È eh, chiaro, certo. Eh. E a me sono un palloncino, signora sì, Rosa. Sì. Io che la coscienza ce l'avevo apposta posto. Sì. Ma le poi e italiana sì. forza forza ci usciamo mentre stavo gonfiando c'era una chiamata un'auto eh. uno chiamano un'auto sì, due una chiamano noi se mi se era a parlare con chi sì, sì. se mi era a parlare quando finivo che hanno passato tre minuti e io sempre cacciusciava come finivo si girava mi vista con lo palloncino di quando mi scandai che mi partivo di mano, <ride> Certo, Lei gonfiava, gonfiava, gonfiava. Solo sì. uno solo. Oh. Uno, e si fermavano dall'ultimo rato, 6 sì, sì. metri auto. Sì. E due, tale, mi disse, ma che cosa ha fatto? Anche? Sì. Quindi l'hanno costretta ad andare sull'albero. Ci ma come un Stai... lo vado a prendere, mi disse che era l'ultimo che <ride> aveva. L'ultima palloncina. ma come un cerchiano? Eh, chiamavo un collega, un collega si è messo così, sì. con la testa appoggiata a un tronco. Sì. L'altro collega, c'è chi ha avuto un si è in piedi sopra che era così. Sì. Io mi abbrancecai, tipo una cordata, e salì sopra il primo, salì sopra il secondo, ma mi abbrancecai e mi misi chi i piedi sopra le spalle. Io, tutto sudato, E rosso, il caldo, lo sì. Io ho tutto il pilone per Non c'è bisogno il di il non c'è bisogno di andare nei dettagli. Tutto il pilone, ci i focchi, eh. fogli, fogli sicchi, fulini. Andava ah, a fare, c'era cavarbolonga, fogli imboccati, terra. Il tronco dell'albero era chimo di promulazio. Sì. a da sopra, macchiando sopra il ramo, Stai per pigliare un palloncino eh? assettato eh? sopra il ramo che ci arriva un'altra chiamata di chi Un'altra chiamata di servizio. Partono, eh? si innavano e mi lasciano da sopra. Sull'albero? Sei metri alto. Sì. Una palazzina di due piani. Sì. Azzeccato sopra il tronco, sì. assettato un ramo, con un palloncino in de mano. Non sapevo, mi girava la testa, io soffro di voraggi. Certo, lei soffre mi di vertigini, pensavo, di vertigini. Io casco da sì, sotto, sì, sì. mi tenevo un do tronco, mi tenevo un do coso così aspettai un quarto d'ora, sì. dopo un quarto d'ora Piglia passava una macchina dei carabinieri, stavolta, sì. e si fermava. Ma non è che si fermano un chi visto una macchina, no? no? no. Chi ti dice Capace che sarà da qualche contadino, da qualche vecchietto, e adesso ritorna. Si ferma, sì. Perché dovevano fare due gocce di pelle. anche loro, sì. E c'è asceglievo, toccare carabiniero. Una, una necessità fisiologica. Perché manava tutto, sì. tutto spacchellato. Sì. Arrivavo sotto l'albero, sì. un niccino, io. Sì. Fermo, 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 non c'è bisogno. E appunto non c'è bisogno. Eh, eh, bisogno, basta! No, Uno ci visto fare basta. basta. Eh. Eh. Signor varose, eh. fece quelle due gocce d'acqua, sì. appena finivo tutto, tutto. Va bene, così si fa, per non mangiare se si mise. La mano poggiata do tronco, non vedi sui savondallari. Sì. E poi dico io, c'è il vala, ma carosagna in questa mala. Va bene. Perché noi io... uomini abbiamo stato sgrazia, sì, è vero, è vero. a fare due gocce d'acqua sì. per strada, tutti scarpuzzi, E non sappiamo come una mm. Sì, sì, sì. io, io ho visto gente che sta lì cose dei rami degli alberi, sì. sta che i piedi sono le mani, per non si vanno a è vero. Perché quando io passai di guai, fu sì. per questo motivo, sì, quando sì. mi sa i cavoli, Sì, me lo ricordo, tutto, me lo ricordo. ricordo. Sì. Perciò chiesto se mi che so, basta finito, come ho ha A solo la brussa tazza, e così, e così. così. E certo. mi ho visto. Eh, lei era sempre sull'albero, a sei Chiamavo, metri. Mi ho e fungo, eh. tanto lo picchi nella pistola. Eh, Chiamavo un collega, ci disse: Ehi, eh. Giovanni, vieni qua. Da che, che dovviene, e Dice, Ma secondo te, che hanno male è? Che Guardate, che non aveva tutti i torti. C'era quest'uomo lassù col palloncino in mano, pieno di foglie addosso, eh, qualcosa doveva essere. Io, italiava, eh? ma non parlavo. Perché uno ci fa, A me, ma pare di male. Quale? Che ci sono dall'Australia, bestia, andava come c è. C è <ride> un Cosa dall'Australia? Chi se fa? Un goala, vero? questo. A me, a pare dall'Australia, di eh? ciuccolore, di idro, di eh? pilo. Ma che andava a fare, c'è Puntavo l'auto e diceva, ma no, io qua chiedo. Per me era di un pappagallo. Che, va bene. I suoi mi sparano. E Piglia ci disse, scusate, quale la male. Sì, io sogno un cristiano. Piglia chiede, ci ho i diceva, è un cristiano. Dice, ho ini che parla, è un cristiano. Spuntavo l'auto e ci si è i il non parlo. per forza voglio essere un pappagallo. Per forza. Per forza. Bene, signor Rosa a queste qua hanno chiamato la protezione degli animali mm. perché non si convincerono vinna la protezione degli animali con il furgone grigio mi caro e mi ho fatto 10 km fino al paese unicellazl che significa amici di Savo Rosa non è vero, lo ho detto anche l'altra volta l'azienda sì, sì. sanitaria locale no? amici di Savo la Rosa? Rosa mi sì. ho fatto 10 chilometri in un furgone sì. con un cinghiale e due cani caccia che erano scappati va bene, va bene fermiamoci qui, guardate non voglio sentire altro ha capito? Ah, Guarda, che io sono sull'ollo della disperazione dopo tre mesi chiusa a casa. Dov'è? Sei mesi che non... Io sono sull'ollo della disperazione. Io sono buono e caro, ma quando sono sull'ollo io faccio qualche sproposito. No, no, per favore, spropositi... No, per favore. Via, poi si vede che lei è un uomo buono. Io sono buono e caro e bello, magari. ma non quando sono sull'ollo. Io quando sono sull'ollo... Io ho otto mesi che non travaglio, lo capite questo che ho otto mesi? E eh, lo so, lo so. Io quando sono sul lollo lo, faccio cose che Io una volta che ero sul lollo, proprio sul lollo, 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 lo, 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 eh sì. che cosa ho fatto? Che, che cosa, fatto? Fatto? cosa ho fatto? che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Eh? Come? Ha fatto cosa? una... Cosa? Ho fatto Una rapina? Una rapina. Una rapina. <ride> Lei? Sì. <ride> ma va! che fa non ci crede? Ma no. Ah, no. Oh. Guarda, signor, avevo una, una cambiale, avevo eh. una cambiale di 200 euro mm. e io avevo 80 euro, mi mancavano 120 euro, ero disperato, già me l'avevano rinnovato 5 volte da cambiale chiedo, me l'aveva detto dice basta! E allora io no... Senza, 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 senta, senta, senza, anziché raccontarcelo, ci faccia vedere quello che è successo, perché una rapina è una cosa molto grave, quindi ce lo faccia vedere, signore e signori, la rapina. Io non so più che cosa fare, c'è una cambiale di 200 euro e non c'è i soldi per provarla. Stavolta me levo una macchina, stavolta me levo un immobile, stavolta me levo una mughiera. Già buono, no, la mughiera non si piglia, non se le prendono. Io che sono una persona onesta questa volta faccio il salto del fosso, faccio il salto da buffa. Ora mi metto a caccia, c'è una fermata dell'autobus, state vedendo? Questa è una fermata dell'autobus, manca il lampione è un po' al buio, ora ho primo capassi, ci penso io, ora vedrete, ho primo capassi. Ci, 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 dico, ci dico fermi, dico fermi tutti, questa è una rapina. Ma no, fermi tutti, sì. Che c'è uno. Certo, a quest'ora di notte alla fermata, io che sono pieno di soldi, non Beh, è che eh, mi sento tranquillo. Eh? Io sono 120 per... euro, che l'altro ci lascio. 120 è 80, fanno 200. Ora ci vai e ci dico ferma tutti, questa è una rapina. Io fermo tutti, io uno solo. Ah, fermo tutto, questo. E mo tutto, pare che una parte sta ferma una parte si muove. Fermo tu! C'è rugno tu, non solo ce le visorde, spatte c'è di maccharo tu. Già come c'hai a dire? Ma in alto, questa è una rapina! Ah grazie, grazie. Io sono troppo prato come pare. Ma <ride> poi questa mascherina c'è un approfittato. Mani in alto, questa è una rapina. Mani in alto, questa è una rapina. Mani in alto, questa è una rapina. Che ha detto? Mani in alto, questa è una rapina. Non la capisco, che dice? Minchia, giusto. Mani in atto, questa è una rapina! Non si capisce, che dice? Buonasera. Buonasera. Buonasera litterio ah, io sono onorevole Minchia, un collega trovai no no che capisco mi levo magari le scarpe dei piedi. no 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 io sono onorevole di diego onorevole onorevole di cognato ah, no onorevole di cognome. Sì, ma sì. Che era un politico. no no che no, no, era no 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 ora no mi no 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 lei mi fa una rapina a me, yeah. che sono l'uomo più buono del mondo! Non mi interessa! Lei mi fa una rapina a me, che sono un uomo generosissimo! Non mi interessa! Lei mi fa una rapina a me, che c'ho una moglie a casa che m'aspetta! Non mi interessa! Lei mi fa una rapina a me, che ho tre figli a casa che m'aspettano a tavola tutti e tre! Vamo passare di un merda! Io non mi interessa! Si fanno le rapine! Io... Si fanno le rapine! Si fanno le rapine! Sì, che si fanno le rapine! Ma no come le fa lei? Mi scusi! Ma lei che è la prima volta che fa rapine! Che sta dicendo? Io ah. c'hai un curriculum... Lei? Certo, lei? Lei è il rapinatore? Di professione! Professionista! Oggi non faccio accuse di copertura o parcheggiatore abusivo? Eh. E a notte faccio rapine! Eh. Lei fa rapine E hai ho un cliente io io. Ah, no, sì? uh, Che ho sei di vent'anni di clientela io Oh! C'è gente che come nel rapino almeno una volta ogni due mesi si affenano. Ah sì? E quando mi incontrano Ah oh, ma chi hai? Non mi stai rapinando più Ma mi hai preso per un motto di fame Ah sì? E una volta che ero malato non ne venivano a trovare mai a casa Loro? Facevano chiamano così direttamente Peghavano un portafoglio, mi lasciavano sopra la colonnetta e se ne andavano da lei! Ah sì, quando cascavano malattie, ci cioè voglio dire a casa, a rappanarle! Ah sì, ciò cioè, voglio tenere un barcone, secondo piano, terzo piano, io c'ho una tavola, a allora rompere la lastra con una patata, ah, e mi davano i sordi! Ah sì! Basta, no, fermi tutti, questa è una rapina! Ma miso. <ride> è una. <ride> Ma lei fa la le rapina così? Fa ma che ci conta? È condai? una barzelletta di Giuseppe Pastiglia. Che ma scusi, ma lei così fa la rapina? Ma che è? Allora intanto il rapinatore deve fare paura, lei fa ridere. Ma scusi, lei deve fare paura. in in cuta. In incuta, incuta, incuta di più, in incuta. Sì, ma io mi incuto a so stasera? Che cosa sta no, dicendo? No, no, dico lei deve incutere paura. Faccia, faccia un rapinatore un poco più cattivo, una voce più cattiva mi faccio. Per me è vogliono ma rapina. Ancora di più, ancora di più. Beh, questa è una rapina! Ancora di più, ancora di più! Minchia, questa è una rapina! Ma no, niente, lei non fa paura così, poi scusi, questa cosa che cos'è? Questo, questo è un coltello appuntito, ah, è sangue! Ma che cos'è? Questo c'è la punta, ah, ben. Ma questo è un coltello da tavola! Questo è San Giovanni la punta, lei tocca la Ma quale San Giovanni Questo qua che è un coltello per fare le rapine? Questo è un coltello da tavola, per mangiare la carne, ma che cos'è questa cosa? Guardi, lei così la rapina non la può fare, se mi posso permettere, eh? Per fare la rapina, non è che ca... per fare la rapina cosa ci vuole? Per fare paura proprio nella rapina, che ci vuole? Ah, a sciarpa, eh? No, 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 per fare la rapina ci vuole la, la pi, la P la pipa? No, 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 ci vuole la pi, la pi, la pis, la pis. La, la pisciata? Pis, pis. No, 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 per fare la rapina ci vuole la pis, la pis. La pis, la pis, 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 pis bow, bow. No. per fare la rapina ci vuole la pistola, ci vuole. Ma, ma sono così pericolose questo non è pericoloso. A lei non ce l'ha la pistola? No, non mi, mi fa impressione mia pistola. Ma lei così niente fa nelle rapine, la pistola ci vuole. Lei è fortunato? Lei oggi è fortunato? Perché ha trovato la persona giusta, guardi, gliela do io! Quello che serve a un rapinatore, veramente un rapinatore professionista! Eccola qua! Eccola qua! La vede questa? Tenga, tenga, tenga. Questa è una pistola 9x21 Beretta. Com'è, com'è? che ha la polizia, è pesante. Com eh? Com'è? Come mi sta andando? Ora sì, ora sì, vede già tutto un altro aspetto. Già è un rapinatore di serie A così, bravo! Guardi, questa qua è una pistola di 700 euro. Quanto? 700 euro! A Ma me mancano 120 euro, io faccio una rapina perché che panna, ne ti poi e non faccio più. Ma io. con quella lei la le recupera. Con chi la recupera? Eh, però, però lei non ce l'ha 700 euro. Ma che faccia scherzano. Eh. Allora ci penso io, guarda, lei è fortunato. Lei è fortunato solo per questa occasione, io questa pistola, a lei gliela vendo per 40 euro. È un affare? È un affare. Tanti recupero subito. E infatti, dalla prima rapina che vale recupera. Ce l'ha 40 euro? Ce l'ha Perfetto. Ce n'hai 80. Euro. Oh, allora voglia, grazie. 20, 40, perfetto. Perfetto. Scusi, 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 scusi. Eh, ci levo i due ora, viene... Scusi, scusi. Iniziando. Ma lei sì. c'ha solamente la pistola? c'ha la pistola. Fermato. A mani in alto, questa è una rapina. <ride> Ma con la pistola sola, scusi. che c'hai di un cannone? No, no, no. Lei ha bisogno di qualcos'altro. Lei ha la pistola. E ha voce dalla faccia di aggressione. No, 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 no. Per la pistola, che cosa ci vuole? Ci vogliono. Cosa ci vogliono? Le, le pa, le pa. Le, le papere? No, no, per la pistola ci vogliono le pa. Le pa. Le. Pal, le, le, le pa. Quante le, le, lettere? Le pa. Per la pistola le ci vogliono le palloncini? No, no, ci vogliono le pa. Le, le pa, pa. Le pa. Le no, 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 per la pistola ci vogliono le pallottole. I proiettili. I proiettili. Lei ce l'ha i proiettili? Se non mi manca la pistola, che devo fare dei proiettili? Lei è fortunato. Mi dica la verità. Questo è il suo giorno fortunato perché ce l'ho io, ce l'ho io i proiettili per lei. Proiettili, 200 proiettili per la calibro 9x21. Guardi, questi proiettili, se lei va uh, uh, nell'armeria, nell questi proiettili lei li paga 150 euro. Ma eh, sai, ma qua non si può fare che ho niente. Per... Però lei è fortunato. Lei è fortunato perché oggi ha trovato me che io queste quaglie le passo a lei solo per questo. Lei non vuole scontrino, vero? No, fattura, non mi interessa niente. 20 euro e le do i proiettili, avanti dai. Cargo, la pistola... Ha ah, tutto, così è tutto completo, capito? Certo, Se no, con la pistola sola che fa... C era. C era. Perfetto, 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 perfetto. Allora. Mi scusi una cosa, scusi. Sì, ora cargo e poi facciamo... Mi scusi, mi scusi, mm -hmm. ma lei la calza ce l'ha? Sì, ce n'hai due. No, 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 la calza, la calza. No, la calza non. No. La calza, quella che si mette la calza? No, una volta, ma mi si. Ma stavo svenendo. Perché? Perché chiede chiesto a mia mogliere. No, non sbaglio. Mi la calza di seconda mano si è messo. No, no, ci vuole la calza nuova. Non ce l'ha. Lei oggi è fortunata, eh? Lei no. oggi ha trovato finalmente la persona giusta per lei. Guardi, gliela do io una calza, guardi qua che c'è, guardi qua che c'è! Questa è una calza originale da rapinatore! Ma, Ma calo, Basta, non la ne conosce nessuno. Non la conosce, non si muove, sta aderente al viso, è perfetta. Uh. Com'è? Com'è? Com è? è bella, è nuova, senza ingegnere. Nuova, nuova, nuova! Gli hai chiesto a te mia mogliere come manca, vai, morì! Cioè, quella là, <ride> se lei va al negozio, eh. calza dal rapinatore ufficiale, costa 50 euro, eh? eh non si può accattare un niente. <ride> oh. <ride> e invece oggi lei è fortunato, perché io oggi, solo qua, per lei, gliela passa 10 euro. Hey. E lei è un amico. Come? È un eh? di famiglia. Ah. Eh. 10 euro. Poi mi ringrazierà quando fa le prime rapine eh. mi ringrazierà. E c'hai io sono problemi? 10 euro di resto. 10 euro di resto. Sì. Guardi, il resto non ce l'ho, ma io sono sicuro che lei non ha il guanto. No, il guanto non Come Io per sicurezza uso sempre. Che cosa? Per sicurezza, no, no, il che, guanto. Che anche i giovani lo usano, no, no, il dire. guanto, il guanto, il guanto. Per non metterlo in il guanto, il guanto, il guanto. Guardi, allora ci penso io. Guardi, il guanto. Questo è il guanto, guanto da rapinatore. Questo per lei, solo a 10 euro. Le dovevo 10 euro. E siamo paci, pace, tutto a posto. Siamo a Perfetto. Se questo me lo metto qua, così non lascio impronte vegetali. Così non lascia non niente. niente. E guardi, le devo dire una cosa. Ecco. Le devo dire una cosa. I tempi sono cambiati. eh? eh. Oggi i rapinatori non usano più tutte queste cose. Eh. Ora carico. No, no, no. no. Io avrei un prodotto per lei che è una meraviglia, guardi. Ma io so te non ne ho più, non ce n'ho più soldi. Ha finito i soldi? E non ne ho più. Avevo 80 euro. Che Peccato, le dovevo fare vedere un'innovazione. Gliela faccio vedere lo stesso, eh? Guardi qua. Lei conosce questo? No. Questo non lo conosce? Gas narcotizzante. La pistola ormai i proiettili fanno rumore, i carabinieri lo sentono. Questo niente. Questo niente. Questo è gas narcotizzante. No, 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 gas, gas narcotizzante. Guardi, le spiego subito. Lei questo qua lo avvicina a 30-40 centimetri dal naso della vittima e spruzza uno, due e tre e la vittima piano piano, piano piano si addormenta. Ah, perfetto, mi riesco a ciao lui, cliente che ci vanno a casa, ci vanno i clienti. Va bene, va. Arrivederci. Oh, ha ragione lei, signor Rittero. tutti scimuniti arrivano qui. Eh, tutti i ma io non lo so. Vabbè. Ma è più io, o più bestia Sofredo? Guardi, credo che sia una bella non battaglia. Non si capisce, eh? Non si capisce. Siamo là, è un testa a testa. Eh bene, cosa... È vero, è vero. Senta, signor Rittero, abbiamo ancora un po' di tempo, quindi siccome, come lei sa, le sue avventure, le sue disavventure piacciono al pubblico, vorrei sapere se le è successa qualche altra cosa. Ma no, signor Rosa. Eh... Il pubblico che cosa dice? Che dice il pubblico? Il pubblico cosa dice? Volete sentire qualche altra cosa? Sì! sì, sì. Io guarda signor La Rosa non so se ce l'ho raccontato eh. a lei se ce l'ho raccontato a questo meraviglioso pubblico Dica! Lei lo sa perché io, perché io ho la licenza media Sì! Signor Rosa Certo lo so Io ho la licenza ce ho media l'ho detto l'altra volta sì. Io ho fatto l'esame sì. Perché il sindaco mi aveva detto Letterio che un amico mio Piglia la licenza media che io ti faccio trasero al cimitero. Al cimitero? No, come cliente. Sì, ho capito. <ride> come custode e questo ce l'ha detto l'altra volta che ha avuto anche una disavventura la prima notte quindi scantare, per però, prendersi la licenza media è dovuto andare a scuola e ha dovuto fare gli esami ho dovuto fare gli esami che ho <ride> fatto sì. la scuola serale la scuola serale non è che ci poteva ire sempre se vi ricordate io qualche anno fa con il signor La Rosa a sera eravamo sempre insieme come faceva cioè, ieri, certo. a 10. siamo sempre stati serale. insieme anche ora con però ho studiato tradizione. però sì. mi sì. ho impegnato sì. signor La Rosa io sono una persona seria sì. saccio solo che da mattina che a fare l'esame il 3 remavo come una foglia eh gettata certo. dal vento. Ma perché gli esami sono sempre un, un terno all'otto, Signora no? La roulette russa, eh? sono sempre un terno all'otto, eh? sono una roulette russa. Era un terno all'otto la roulette russa. Perciò io me ne in mio non c'è conto quando mi sono. Ah, ho messo sì, cinque e mezza di mattina. Eh beh. E che potevo dire? Perché era nervoso. Nervosissimo. Eh. E da mattina me la vai, ci ho sì. Me la vai. Sì, 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 ci ha detto. Oh, mm. Me la vai, manco sera, vigilia di Pasqua. Sì. E ogni quanto si lava tutti i sabato mi faccio un bagno. Eh, ogni sabato. Non, non tutti i sabato. Ah, non tutti. Ogni tanto qualche sabato. Eh, quindi... Perché non fa tanto bene a lavare se troppo. No, certo, perché poi, che poi la pelle si deteriora. Sì. Bravo, sì. bravo, La pelle bravo. si rovina. Io mi lavo con l'acqua fredda. Acqua fredda? L'estate e mezzo. Bellissimo. C'hai un metro e mezzo di cordina attaccata a un rubinetto da pila, mm. ci metto sto pagino. La stessa pila è una ci vuole Sì. Ricchiaffio nasceu fuori. Ah, sì? A lei non sa. Ma no, questo non è che posso sapere tutte le cose della sua famiglia. No. La mamma di Alfio, sì. che era mia zia, sì. era incinta di Alfio ed era incinta di 18 mesi. Non può essere! Non può essere. Io non conosco tutti i fatti di casa sua, ma ci sono alcune cose che non sono vere. Allora, Beh, lei mi sta dando del bugiardo. No, non le sto dando del bugiardico. Alfio è stato ritardato, ma caro... Ho capito, ah. ma la natura umana prevede una gestazione. Di nove mesi, ma massimo è una, nove mesi e una settimana. Ma quella è una famiglia perché mia moglie, che fa parte della natura umana. Ma come perché dice sua lei. moglie non è natura umana? Ma che cos'è? Ma non è vero. Lei continua a insultare quella povera donna. Quella donna è la sua donna. È la mia donna. Quella donna è la sua metà. Io devo metà. Dei, sì. tre, quattro e mezza, non a metà. <ride> Quella donna. Quella donna con un ci anche a questo. Ma è con me. lei e se la deve piangere lei. Allora mia zia, la mamma, eh, Lucia, Lucia. era incinta di Alfio, sì. di 18 mesi. Ma non può Ormai dice, non nasce più. Ma certo, dopo 18 mesi. Vuol 18 dire che non è feto, eh. perché prima di nascere siamo tutti. Oh! Eh, qui ci vuole l'applauso. Sapete perché? perché? Perché noi ogni tanto con lui siamo anche un pochettino. non dico cattivi, però severi perché lui sbaglia e io soprattutto lo rimprovero ognuno, e lo ripeto. Quando dice dico, una cosa giusta, questa, ognuno... questa è pura embriologia. Lei è embriologo? Eh? Lei è, ha studiato embriologia, è embriologo? Embriologo non vai. Che? Qualche volta mi ha ubriacato un buon... No, buono, no! Eh, no. Eh, se non mi degno casco in terra. Eh. Okay. Cioè, lei conosce, a nozioni di embriologia... Mi sta pedicando poco l'orecchio. No, quando si parla del feto, della nascita, si parla di embriologia, è un ramo della, della scienza insomma, che Comunque, parla di Allora io pensavo, sì. non, vuol dire che non, non è feto, Dopo 18 mesi. Non, non è, è feto, feto. Ed era, era, Perché prima ha detto bene, siamo tutti feto, Prima di nascere, eh. siamo tutti feto, sì, sì. poi dopo nati, eh. c'è cioè, qualcosa. Stronzo Ho capito, <ride> ma quello è, è un'altra materia. questo, questo L'embriologia non, non lo c'entra, no. quella è un'altra materia. E allora mia zia era andata a pila che stava lavando, perché tanto diceva non nasce eh. o dire che mi ho sbagliato, o dire che se sbagliava una cara levatrice, la eh. mentre era andata a pila all'improvviso, la eh. stessa pila come me lavo io eh. ora, e io, boh, e se ci rompono le acque. Ah. Come cioè. se ci ruppero le acque, Ida pensò, dice, ma se spugnava a pila, eh, ci cioè passa che era... Perché ha visto questa... Invece aveva un asciutto Nasceva Alfio, Alfio nasceva solo e cascava in terra. Ma boh, tappava la testa. Cosa gravissima. Mia zia, che stava lavando in sì. roba, se ne accoglieva dopo 20 minuti che aveva nasciuto. Alfio, stesse 20 minuti in terra solo con cane e colleccava. Sì. C'era cane. Sì. Ha capito? Sì, sì. Per questo il ragazzo non è tanto a posto. Quindi dire. ha avuto una nascita un po' difficile. Eh, invece, con, lei pure, mi pare. Io ho avuto un, un altro tipo di problema mm. quando sì. nascivo. Perché? Quando ho nato io, sì. praticamente io sono un poco più grande di Alfio. Sì. Quando nasce io, un veterinario che era. Ma come bravissimo. il veterinario? Scusi, ma come il veterinario? veterinario il veterinario picchi, fa nascere gli animali. E noi altro paese, un veterinario. Un... Uno solo. Uno solo. Se cioè non, non avete un ginecologo, non avete un ostetrico un ginecologo, un medico. C'era la c'era la ma un veterinario era dottore. In un altro paese siamo 128 cristiani, signora eh. Rosa, e 4.000 capi di bestiame. Che cosa contano di più? 4.000 capi di bestiame o 128 cristiani? Eh, è giusto, 4.000 capi di bestiame. Però il veterinario stava. era organizzato buono, perché da un lato c'era l'ambulatorio dove nascevano i cristiani, e accanto c'era la strada dove nascevano i veterinari. Sì. e io dove facevo cabane da di banana, la cabana di banana, bana. questi seguenti si so dava da fare andavo a cabana, la vacca e oh, andavo okay. di qua, portava la fiuma e un vicino, tornavo di là, partoriva una vacca e andava a mettere, partoriva la carne, partoriva una e ne a un vicino, partoriva una vacca e a un non ci fu mai una volta che si sbagliava che cioè? una vacca nasceva un vicino e una fiuma e non nasceva un vicino. Ma certo Era bravo! ma Era bravo lui, era naturale tutto questo. Basta come vuoi, come non fu nel momento che io dovevo partire, eh? praticamente dovevo nascere, eh? non, non mi pu... in base alla comunità del feto non sì. mi potevano pigliare dalla testa sì. non mi potevano pigliare di piedi sì. fortuna mi portano a pigliare manco pigliare Fermo, perché era troppo presto perciò no. il eh, veterinario sì. era preoccupato sì. e c'era mio nonno c'era mia, mia mamma naturalmente sì. io il dottore a un certo punto il dottore disse attenzione sono preoccupato eh, siccome mio nonno era anziano ogni tanto io dico, se lasciava andare faceva butticina <ride> va bene questo c'è naturale è naturale io allora avevo quasi 90 anni è fisiologico perciò ho dottore a ad un certo punto fargli attenzione attenzione stiamo perdendo il feto stiamo perdendo il feto e perciò mio nonno si preoccupava mi hanno sgamato e lui mi si dà parti fuori affacciato dalla finestra cataliana sì. Per non, e Perciò poi finalmente per fortuna Maruara acchiappare. Eh? Basta la conformazione, un dottore tanto ufficio. Bravo. Bravo. Vedi, veterinario bravissimo. Roba, eh? E mi acchiappato. Eh? Si? Sì. cellulare. Da dove, scusi? Doc cellulare. Dal cellulare. Da eh? un dottore come mi pigliavo il cellulare, fare, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. L'ho preso. preso da una gambetta. Mm. <ride> da una gambetta? No, Dell'invidia dei mascoli, sì, li ragazza, vedo tutti a uno a uno. Sì. L'ho preso da una gambetta. Da di, una gambetta. Che presto, triamo Ma eh? era una gambetta? No, è il cellulare. Cellulare, era, sì, va bene. Però la forma e dimensioni precisa. Della gambetta, Va bene. Allora si misero uno dietro dell'altro, cioè un dottore davanti. Sì. Mio padre dietro sì. un dottore. Io ero. No, io ancora vannaggio. Certo, lei era là, ancora là. Sei mia da. madre non ci poteva dare. Sua mamma era lì perché, perché doveva partorire. C'era sì. mezia, sì. c'era mia nonna, sì. mia nonno era sì. fuori, sì. Cioè si che non, non ce la facciamo sfuggire. Non ce la facciamo sfuggire. Vediamo. Sì. Così. Oh, tira. Sì. Oh, 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 e... <ride> la finisca! E, e per questo è nato sproporzionato Certo, va bene. Voi dovevate intervenire guardando e queste cose. Per questo nato sproposito. Senta però. La interrompo un attimo perché eh, piuttosto che parlare degli esami, di cui in qualche modo abbiamo parlato, eh, mi chiedono di andare a chiudere la storia di Lollo. Lei poi ci è arrivato da Lollo oppure no? Certo che ci è sì, arrivato. Ma, è... ma non ci andai quel giorno? No, ci andai in Un altro, altro giorno, ore. sì. Ah, signor La Rosa, sì, sì. appena arrivai, sì. mia comare e sua moglie. Sì mi eh? abbracciavo se mi sa cancere perché stava male io come tra... eh, lei era andato ricordiamo a casa di Lollo per, perché aveva, stava male stava male sì. eh, aveva l'impressione cioè sì, aveva un'impressione Pensava che? L'indepressione. L'indepressione. Aveva un'indepressione. Che è una malattia. Nuova. Che è una malattia dei nervi. dei nervi. Quindi malattia. era la depressione. La, aveva la depressione. Sione, sì. Aveva la depressione. Sì. Cioè Perciò io quando ci. Sono chiere mi abbracciavo, mi disse: ma sai mio marito, se stare con Non lo riconosco più. Donna disperata. E io ci disse comare state calmo, non mettiamo limite alla provvidenza. Un 30-31, più sì. scuri mezzanotte non può fare, un manga Dio provvede, tanto va a guardare all'acqua, pigliare su un setto. Oh, sì. Ma non era eh, il momento occasione. di tirare fuori tutti questi modi di dire quando Entrai, va a fare una, visita. una cosa, eh. Entrai, ho eh. visto, eh. madonna, madonna. pareva un vecchio di 90 anni, Un cristiano, vuol dire quanto a mia, eh. più piccolo di mia, un vecchio di 90, Io come ho visto cuore mi si è spaccato. Eh. Mi abbracciai, mi vasai Tenesse compare Lotto. Ma che cosa sta succedendo? Lei era proprio preso. E tu sai in davro? Mi stava mettendo a compare Comb'era? Mi, mi fermava, messo compare. sto mio padre Ah, certo, me. per questo era così invecchiato. Aveva ah, sbagliato un Per ma questo era così in invecchiato. Sì, sì. Poi io lo trovai. Che era in. in, 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 in De depressione. De depressione. Sì. ma era fuori fuori, e mi contavo perché ci venne questa depressione. Ah, quindi lui lo sapeva, l'aveva capito. Non lo contava a mia, perché lui aveva qualche duemila iadini, ah, i due uova, Quindi, sì. vine uova, vennero uova, perciò questi iadini li tiene dentro una specie di capannone, rannaranni, che finestre alte di notte e di giorno li tiene fuori. Cioè, certo. Tutta questa specie di pugaro. Bello, quindi galline in libertà. Beh, Quindi uova certo. buone, uova fresche, galline in libertà. Certo, sì, La sì, sì. mattina per farle nascere, eh, ci entrano capanone fa e fanno... E di di di, di nascono. Tutte pare, 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 pare. Poi si fermano, da io completa tutta la con... Ah, Le accompagna col verso. Ci invece un po' la lingua. A me compare, quando, quando ogni, ogni, ogni tanto si ferma così. Sì. Ma una cosa... Poco è una cosa simpatica un po' balbuziente un po' balbuziente e fa nascere ah, sì, per farle trasere quindi erano due modi diversi uno per farle uscire e uno per farle rientrare per farle uscire per farle entrare e

jawabnya makutian oncafat Non ci faccio chiui. ma Ma com'è possibile? Che tutti i dini intra solo qui da fuori. Ma com'è possibile che tu mi devi rompere i co co c'è uno? Tu mi stai rompendo i co 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 uno? E questa cosa ci dice la depressione. Quindi è entrato in depressione per il suo lavoro. Per per il suo però. lavoro, ma non si poteva raccompigliare di certo, più. Cioè, certo. cosa grave, gravissima. Poi io mi portato a me Paesi, sì. in poco, per destrarlo Ci pensavo suo Mughiere, Peerdine e poi si raccompigliava però. Quindi alla fine si è ripreso. Grazie al cielo, sì. Va bene. Buonasera, buonasera, signor La Rosa. Oh, 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 oh. Buonasera, signor Litterio. Io, io sono il signor Litterio. Eh, 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 sì, eh, ho capito eh. che lei la vedo, ma perché sta parlando così? Scusi. Ma perché come stai parlando? No, no, no. Appunto, sta parlando in questo modo. Non ah, lo riconosco. che lo esatto? eh. dopo tanto tempo ormai ci ho preso l'abitudine. Udine, Udine. Udine... Sì, Udine, Trieste, ma che cosa? Che abitudine ha preso? Eh, niente, signor Lavoro. Eh. Eh, signor Rosa, lei deve, deve sapere eh. che a mia. Eh. De, dopo che mi hanno accordato il reddito di paesanza. Sì, me era... lo ricordo, il reddito di paesanza, no. perché lei vive al paese, invece, se viveva al villaggio. Era, era, era un reddito di villananza. Esatto, di va bene. Quindi me lo ricordo. Io sì. il mio reddito di paesanza, sì. e poi mi è arrivata una lettera che il navigatore mi ha trovato un per... travaglio mio. Ah, ma che bello, questo è bello, questa è eh, una bella è notizia. Giusto. Cioè, cioè giusto. No, come chi di casa con un reddito di cittadinanza giusto. che stanno cagliamo a cavallo senza fare niente? Esatto. A me mi hanno trovato un lavoro. Sì un lavoro di fare l'ecologista. Ah, l'ecologista, l'operatore ecologico quindi nel campo della raccolta dei rifiuti, no? No, che c'è? No. Operatore ecologico. Non c'è niente no. da male, ma no. Per carità, io dovevo fare, dovevo fare. l'ecologo. L'ecologo. Lei deve fare l'ecologo. L'ecologo, coloco, coloco, colo. Non lo capisco. L'ecologo. Sì, eh. praticamente a mia. Mm. Eh, mi hanno chiamato per andare a lavorare nel parco nel parco archeologico. Eh, insomma, ave, due mesi che a travaglio nell'orecchio io. Ah, oh. no. O Torino, o Torino, lei a Torino. A Torino, a Siracusa. Ah, il parco archeologico Archeolog di Siracusa. Siracusa. Quindi Acusa. lei sta facendo la guida turistica. No, per capire una cosa. Ma scusi, osa, non la osa, capisco. Osa, 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 no, osa. no, signora rosa, io ho andato là perché dovevo fare l'ecologo. L'ecologo. Appena io eh. arrivai mi sono subito presentato nel sottotenente. Che ah, è ho capito ah, ora è sopra nel sovrintendente. Ora nel sopratenente mi ci ho presentato no, no, subito. il Perché sì. così mi avevano detto: devi sì. presentare il sovrintendente. E quello mi ha spiegato eh. che io da un poco di tempo. Sì che l'orecchio di Dionisio sì. non funziona buono. Lei è sicuro che l'orecchio di Dionisio non, non fu sta funzionando. E non rispondeva più eh. bello, lillullino, come prima volta. Eh. Che ora, ecco, cioè, i turisti non ci andavano più, era male frequentato, poco Dì. frequentato. Non non sapevo niente, giusto? Allora non sì, niente. Ci mettiamo eh. uno che fa l'ecologo di dietro. Ah, ho capito cos'è l'ecologo, ho capito. Ha capito. Fa l'eco, sì, ho capito. Eh, sì, eh. Eh. Cioè, A me mi piaceva. Bello, sì, sì. Io, sì sapete, bello, mi ho trovato bene, sì. specialmente quando venivano gli innamorati. Certo, eh. sì. Amor, facciamo che. Amor, perché mi tieni in dell'angoscia? Eh? E io, coscia, coscia. Coscia, coscia, bello, bello. Poi perché... arrivava lui e eh. faceva, Amor, Amor. ancora t'aspetto. E io vedo, bello, anche petto. divertente, simpatico. Eh, bravo, no, è divertente. Mi sembra una cosa molto bella. L'ecologo, bravo. Sì. Visto che l'orecchio non, non funzionava, ci lei. Certo. Anche perché, signora Rosa, sì, eh, sì, sì, Rosa, sì. io sono abituato. Sì? Io sono abituato a lavorare da cantiere. Eh. Sono abituato a lavorare con Cariola, con la candarella, a scalecini. È sudo, sudo, mio, sudo e ripeto, è. mi ma quando sono parlando mi suda anche l'elastico con delle mutande. Quello no, del no, cantiere do, è un ripeto. lavoro molto faticoso, sicuramente. Però, eh. sì, no, sì. invece, mi sudava sulla lingua. Eh. Questo orecchio dice che non funzionava bene prima, forse perché aveva, uh, aveva la cellulite nell'orecchio, no? Che Che la cellulite nell'orecchio? Il cerume! Eh, eh, il cerume. Eh. Aveva eh. un bagno spumato. Ma che Un timpano! Un no, timpano! So. Comunque eh. mi trovavo eh? veramente bene. Sì. Oh! quando una qua, non, non ho poco di carusazze, de carusazze lisce di Catania. Eh ce ne sono ragazzi lisci, ce ne eh, sono, eh, eh, matelici. A cominciare, eh, orecchio eh. mi senti? E eh. io, enti, 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 enti. Ma che sei cretino? Io, io Ino, ino eh, che sei... io sangue come un sì, certo, Ma sei proprio un imbecille? Io? Il. Ino, 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 ino. ino, ino, ino. ino, ino Arricchiazzo! Aricchazzo! Anche. E io, azzo, 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 azzo. Poi c'è un suspiruto che fa cinghia. Eh. Che diceva? Ino, ino. No, quello no, no, no. In siciliano. In siciliano, in siciliano Di no. accontenuario. Azzo, azzo, azzo. L'ha fatto in italiano, l'ha fatto in italiano. Va bene, è giusto, è molto più garbato, è molto più garbato, sì. Ah, fino a quando uno dice che devi fare, cos'è che devi dire che a Ma Maestro soltanto è più di quando non pare. Eh, no, come si dice? Bravo. Ci sei gioia mia. Sì a ricchi parlavo e sì, sì. mia bestia se tu non dice dici è fatto. bravo quando ci vuole ci vuole lei ha perso la pazienza Ma pazienza bravo. ti dà a pigliare a ridere sì. le se n'ero ridendo eh. invece il superintendente eh. non l'ha presa bene il superintendente non l'ha preso bene ma ha fatto un'ammenda mm. io un'ammenda tale non l'avevo visto mai no, no, ma no. dice un'ammenda sì? enorme 350 euro Ma ha fermare e mi ha licenziato Aii, quindi lei ha pagato per tutti tranquillo, eh, ora allora tornai mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Ma poi, sai, signora. Eh. Cioè, que questa cosa dell'eco, sì? io mi ricordo eh. che questo eco fece un libro famoso. Che era dedicato a lei. Un libro padre. famoso dedicato, dedicato a me. A lei. Ma che dice? Sì. Che poi fece un, magari un film. Anche un, un film. film. Quindi, c'è un libro dedicato a me, dal quale è stato tratto in un de film de dedicato de sempre un a de me. Film a lei. Ma lei. Che... Me l'ha detto mio cugino Effio. Eh? Che se l'ho visto su streaming. Dove se l'è visto? Scusi. Affio do... eh? me l'ha detto che si chiama così. Sì. Su streaming, si è visto. No, su no, su in, su... streaming, in streaming, eh, sul eh, computer, dice, sul web, streaming. Chiedo trasforme parole per perché è un ignorante è ignorante perché è senza scuole eh, lo so è ignorante eh, io invece non, non è come la... lei no no non no. è come me allora Rosa, io le eh. scuole del paese me l'hai ho tutte tutte oh signor La Rosa le ho fatte tutte le ah, scuole Ma quindi lei ha paese. frequentato tutte le scuole del le paese le ho fatte tutte dalla prima pietra fino all'intonaco, ah, tutto così ho ufficio. capito non fatte nel senso di frequentate cioè le ha costruite lei perché è capo Carriola le eh. ha costruite le io ha fatte lei io ero specializzato eh. in Don Antonaco in Don Antonaco era specializzato lo faceva bene un -po, poi un po così. Certo, sì, sì. Eh, io eh. ho fatto una palazzina a Barriera. Ah, qui vicino, proprio qui a Catania, nella ho fatto parte un alta, tono sì. con il sì. eh. proprietario restavo impressionato addirittura. E poi io a fare una poco di palazzi chiesto in Germania eh. Si dice mensa città, è uccide sono un uomo d'Oentono! Cioè questo signore col suo intono ha fatto una città intera in Germania! Da, che la sa senza parole e che ci fatto... ha dato il, mio, il nome del mio intono alla città. E che nome è? Indona di barriera! Ma, di... per no, ma che dice intonaco Perché di barriera? Per cortesia! No, ma che dice, intonaco di barriera! No! Monaco di Barriera, Monaco! Ecco, Monaco! Eh, a proposito di Monaco, eh. questo, questo libro, sì. eh, questo film parla dei mo, de monaci. Questo film, questo tratto libro, dal libro, parla, parla dei de monaci. Di monaci. Eh. Sì, sì, i monaci che, che praticamente vivevano in un convento mm. che non era proprio non era proprio ovale, ovale. era medioevale, no, no. No, era medioevale. No, medioevale, no, no, medio non ecco. è la forma, era medievale, dell'epoca del Medioevo. Ecco, 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 ecco. Sì, ecco. E in questo convento eh. ci, ci stavano due, tante moniche, sì. ma ce n'erano due che si ammazzarono tra di loro mm. perché cercavano un libro prezioso. Sì. Doveva avere la forma di pesce perché si chiamava cefalo. No, cefalo era un libro acefalo. Un libro acefalo. Non lo so, sì. è preciso non lo so. Che non, mancava della parte iniziale, e, sì. E eh, sì. eh, poi eh. eh, su mangiao uno e morsa avvelanato mangiandosi questo. Ma eh. E mosso tre monaci. Eh. A questo punto il priore mm. dice che ah, questa faccenda non può andare. Quindi esatto. chiamato un, un monaco... De, 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 de. Per fa... Monaco scusi, ha chiamato no? un monaco che vin fuori. Sì, sì. De dek 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 dek. Ah, era, faceva parte del gruppo dei tech det, un gruppo euh, straniero dei tech de, tech. Non lo so, forse sì. Era un gruppo di giovani, dei tech det. No, era un gruppo, forse dei tech. De de che faceva questo detec. Questo, questo venne per fare le indagini mm, e scoprire. allora era Quindi, un detective. Un ecco questo un detective! le dica bene le cose, io capisco altre cose. Come, tipo per rimesso. Per ripetere, questo sì, sì, vinne per scoprire eh. chi era l'assassino. Beh, certo, se era oh, detective. Certo. Poi lo scopre nel eh. momento che lo stava denunciando, sì. nel momento che lo stava smascherando. Quindi sì. non ti piglia fuoco tutto il commento. Ah. Nel momento proprio... Niente, non ci resta, ma Pompere, me ne Pompere, pompere, arrivare. Pompere, pompere, pompere... Pompere, pompere... Si pompere... solo uno del nome Salvo. Un monaco di nome Salvo. Di nome Salvo e dopo viene un titolo Nel nome Salvo la Ma che sta dicendo Ma che dice ho capito adesso, adesso ho capito e avrete capito anche voi. Ah, lei sta parlando, visto che ha parlato di Eco, di Umberto Eco, grandissimo scrittore che purtroppo non c'è più, che ha scritto il libro Il nome della rosa, non di la rosa, il nome della. Allora, ha dedicato a sua sorella forse. A mia sorella. Sì, io, io ho una sorella che saluto. Ciao Palmina, ma il nome della rosa, così si intitola il libro, per favore. Non lo so, signor. Vabbè, non vabbè. lo so, però è, 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 mi cucino gli affio, me la fisco venire questa cosa. Sì. Lei non solo è confuso, ma fa confondere anche me che è una cosa veramente incredibile ma secondo incredibile. Me lei le idee chiare, chiare, chiare non c'è. no, guarda. io le avrei le idee chiare se voi applaudite siete complici però io le avrei le idee chiare secondo me lei ha qualche cosa che ci sguazzaria no, 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 no. nella testa esatto, però... ma sai perché c'è qualcosa che mi sguazzeria nella testa? perché sto accanto a lei, ah, sì. lei mi confonde C'è chi piange e così pina, c'è chi ha la soprantina che aveva sesso va giù. C'è chi sbatte per il muto, chi sorpassa e fa cornuto, c'è chi è ricco e mi C'è chi va dallo psicologo e poi? Così pente e si fa monaco. Con protesta pa benzina, c'è chi si ratta carina, c'è chi è sempre in mezzo ai guai. Ma tanto a mia tutta! Annia! Vai! Un nemico finisci di mia Annia! Eh? Mi rilassa la musica! Dici un proverbio a cotte e qua gruppa! Ci mandò menso e non ci cupa. e canto a mia! Un nemico finisci di mia, che fa la gente? A gente l'ossa si sogno tranquillo e pazzo una bella vita. E dove sta? Arraiato sui mia. come una zazzameta e canta mia, dove mi piove, mi scivola. Grazie! La, 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 la. Buonanotte. La, la. 네.